Meritata! Meritata, meritata e meritata! Portata a casa fra mille sofferenze, ma meritata! Bravi ragazzi, brava Inter! Mamma mia ragazzi, mamma mia! Mamma mia, oggi con la maglia della grande Inter del Trap, della grande Inter di Andy Breme, l'Inter che mi ha fatto innamorare di questi colori, grande Andy Breme, un bacio grande Andy Breme, sempre nei nostri cuori, e grande Inter, mamma mia ragazzi, quando Arnautovic si è mangiato quel gol lì, non ho avuto neanche la forza di litigare con Gesù. Non ho avuto neanche la forza di rivolgermi in maniera inappropriata con Gesù Cristo. Sono rimasto talmente basito che non aveva preso la porta da lì, che lì ho detto, fra l'infortunio di Thuram, fra il gol che si è mangiato questo che non ha preso in porta da 2 metri, quasi quasi questa è la serata sfigata che mi faccio andare bene da 0-0, perché va a finire che quelli fanno un tiro in porta, fanno gol. Dopo che si è mangiato quel gol lì, ne ha sleccata un'altra davanti alla porta, Bertoldo, poverino. Cioè, è sfigato. È sfigato anche quando fa gol. Ha sleccato il pallone davanti alla porta e quando ha fatto gol non stava sbagliando. Cioè, l'unico momento di culo che abbiamo avuto in tutta la partita è stata quando abbiamo segnato che non so come è andata dentro. Doveva andare dentro altre 50 volte... Non è andata dentro, l'unica volta che non so come è andata dentro, non so come è andata dentro, sono contento per Bertoldo, sono contento per Bertoldo, però ragazzi, mamma mia, quello è proprio l'emblema, mamma mia, ce ne siamo mangiati 3 per farne uno, ma va bene così, lo sapevo che sarebbe stata dura stamattina, tu che mi stai guardando, tu che ti ho incontrato stamattina, al bar in via Torino, tutte le mattine io vado a prendere il caffè al solito bar in via Torino, salutiamo l'Alice, la barista del bar in via Torino, interista, stamattina ho beccato uno e mi fa, ne facciamo tre, tutti convinti che l'Inter avrebbe vinto, ma proprio in scioltezza, e io una settimana che dico calma, questa è una squadra tosta, questa è una squadra compatta, questa è una squadra che si difende bene, è andata bene, 1-0, adesso là ragazzi sarà una bolgia, sarà durissima, ci andiamo a giocare tutto in un inferno, anche loro oggi hanno giocato sportivamente all'inferno, la prossima volta ci andremo noi a giocare sportivamente all'inferno, però va bene così, sono contento, l'abbiamo meritata, c'è stato un tiro alto di Lautaro, il tiro di testa nel primo tempo di Lautaro parato, un'altra occasione di Lautaro che gli aveva dato un ottimo pallone Thuram, Lautaro si è un attimo addormentato, l'hanno rimontato, la super occasione clamorosa di Arnautovic, un'altra occasione di Arnautovic su cross di Di Marco, un liscio di Arnautovic, poi c'è stato il gol di Arnautovic, poi c'è stata l'occasione di Morata, loro l'unica volta che hanno fatto veramente paura è stata la fine con l'occasione di testa di Morata, altrimenti la partita l'abbiamo sempre avuta in mano noi. Unico neo della partita, unica cosa che mi dispiace e non mi fa stare tranquillo né per il ritorno e né per il campionato è l'infortunio di Thuram che non ci voleva, anzi mi ha preoccupato perché se avete visto le immagini quando ha fatto gol Arnautovic che lui è andato a esultare con quelli della panchina, era lì che zoppicava, io non so se zoppicava perché magari gli hanno fatto anche una fasciatura e non volendo sforzare il muscolo non ci camminava sopra, però gli ultimi 2 minuti li ha fatti proprio così, quando prima di essere sostituito a fine primo tempo, e l'ho visto zoppicare anche in panchina, temo, che possa essere comunque una cosina che sai, queste cose qui, ridendo e scherzando, 15 giorni ti va bene, quando il problema è di 15 giorni ti va bene, quindi la mia paura è che possa non esserci al ritorno e possa saltare anche 2-3 partite di campionato, noi lo sappiamo che siamo contati con le punte, abbiamo qualche problemino, oggi devo dire la verità, Bertoldo ha fatto gol, quindi va bene, non si può criticare Bertoldo, ha fatto un gol, abbiamo vinto 1-0, quindi è un gol importantissimo, per farne uno se ne è mangiati 3, ma va bene, Sanchez devo dire che ha fatto 5 minuti di qualità e di grinta,
però sono un po' preoccupato con queste punte contate. Per il resto la squadra non mi è dispiaciuta affatto. Ho visto un pochettino sottotono, diciamo così, non il solito Pippo Franco, non il solito Pippo Franco che in un paio di occasioni ha perso delle palle non da lui e soprattutto in un paio di occasioni non ha fatto le rifiniture che lui sa fare. Quindi Pippo Franco un pochettino, qualche errorino di troppo. Çalhanoğlu l'ho visto un po' nervosetto. Un grande Nicolò Barella, oggi un grande Nicolò Barella, le ha prese, le ha date, ha rincorso dietro ogni pallone, ha recuperato un sacco di palloni, era in difesa, in attacco. Oggi Barella mi è piaciuto tantissimo. Lautaro ha avuto un paio di occasioni buone di testa, purtroppo le ha tirate entrambe addosso al portiere, ma se le è create bene. Ha avuto quella palla che dove ha dormito su assist di Thuram, però da Lautaro mi aspetto sempre qualcosina di più in queste partite, mi aspetto sempre il graffio del campione in queste partite. Non è arrivato, va bene, adesso ricarichiamo le batterie, perché io questa partita la temevo tantissimo. Sapevo che sarebbe stata una guerra sportivamente parlando, lo sapevo che non sarebbe stata una passeggiata, non è ancora deciso niente. Per il momento abbiamo questo piccolo vantaggio, piccolo, discreto vantaggio di andare là a Madrid con questa vittoria. Io prima di oggi dicevo e ho detto a Tele Lombardia, Sport Italia, 51% noi, 49% loro. Dopo oggi 55 noi, 45 loro, perché là ragazzi loro faranno la partita della vita. Noi là veramente ci dobbiamo andare con l'elmetto, anche loro devono avere paura di noi perché noi siamo bravi in ripartenza, ma se per caso non dovesse esserci Thuram ci manca la nostra arma migliore per giocare in ripartenza. Sarà una brutta botta se non dovesse esserci là. Arnautovic non è proprio l'ideale per giocare in ripartenza, oggi ha fatto il centro, il pivot abbastanza bene, smistando qualche pallone qua e là, però la mancanza di Thuram là, dove loro si dovranno esporre ai nostri contropiedi, la mancanza di Thuram è pesante, forse potrebbe essere là una partita per Sanchez, però secondo me se non dovesse esserci Thuram, Inzaghi partirà con Arnautovic e Lautaro. Adesso Sanchez dovrà farsi trovare pronto in campionato perché sicuramente avrà più minuti. Mi è piaciuto Frattesi che è entrato bene in partita, se non sbaglio il pallone che ha innescato, adesso non vorrei dire una cazzata, ma se non sbaglio, perché io il secondo tempo macino i chilometri in questo corridoio macino i chilometri. Primo tempo riesco sempre a guardarlo davanti alla televisione, il secondo tempo comincio a camminare avanti e indietro nel corridoio e ascolto l'audio perché vado in tensione, in fibrillazione. Però se non sbaglio il gol è nato da una palla recuperata da Frattesi, quindi bravo Frattesi che è entrato bene in campo, bravo anche la difesa, bravo Pavard, bravo De Vrij che ha lasciato solamente una palla all'Atletico alla fine con Morata, bravo Bastoni, bravo Di Marco gli ha dato una palla, quella palla che Di Marco ha dato quando siamo partiti in contropiede, dove Arnautovic in scivolata l'ha tirata alta prima di mangiarsi quel gol ancora più grosso, cioè quella è una caramella, quello è un cioccolatino di Di Marco lì, cazzo Arnautovic. Io lo so che da qui è facile dire, qui dall'ufficio di via Pinturicchio è facile dire prendi in porta, però cazzo c'hai un piede che è lungo così, ma dacci di piatto, guarda, ci do con la gamba di tre uomini e una gamba, se ci vai di piatto e la prendi qui, ma almeno prendi in porta cazzo, no che da qui la tiri lassù, cazzo, questa con 30.000 lire il mio falegname l'ha fatta. Va bene ragazzi, tutto è bene quel che finisce bene. Dico la verità, io a un certo punto ho detto questa è una partita sfigata, mi faccio andare bene anche allo 0-0, e invece bravi ragazzi che come al solito hanno combattuto e hanno lottato e hanno portato a casa una grande vittoria. Grande Inter, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic, i gufi anche stasera a nanna.
a Nanna, non abbiamo ancora fatto niente, non abbiamo passato il turno, però stasera a Nanna, e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare, ciao!